siamo alla sala 1, dove in questi giorni è in scena fino al 10 gennaio. Sì, giusto? Sì, con una breve interruzione socio-economica, non mia. È lo spettacolo di Andrea Rivera, che è The Best. Con The Bestia. The Bestia, perché c'è pure l'attrice Cagna, come potete vedere. Pigna, fai una bella figura. Stai buona. Si ringhia perché attrice Cagna non le piace. Ecco. E sono 15 anni che tu fai questa attività, sì, festeggio un po' questi 15 anni. Festeggio 15 anni, anche se sentiamo, stanno facendo le prove senza di me, quindi lo spettacolo è provato senza l'attore principale. E questo è un nuovo modo di fare teatro, cioè fare teatro senza l'attore. Ed è un modo anche contro, diciamo, l'omologazione che c'è di arrivismo e di prevaricazione dal punto di vista della, diciamo, di voler apparire. Adesso oggi vogliono tutti apparire. Rivera non apparirà mai sulla scena, e entrerà soltanto alla fine. No, sto scherzando, stanno facendo le prove, venite a teatro perché lo spettacolo è divertente, lo dice anche mia madre. È tutto dire. È tutto dire. Oh, questo spettacolo è un po', diciamo, un celebrativo di questi tuoi 15 anni. Un autocelebrativo, un autocelebrativo. Ecco. Sì, sì. Ecco, cosa, come è composto? Cosa c'è? Che brani ci regali? Sono i brani più celebri dall'ultimo spettacolo Risorto, che ho fatto al Vascello l'anno scorso, con grande successo di pubblico e non di critica, perché la critica proprio non è venuta. E poi, ma a me poi della critica, sinceramente, non me ne può fregare, proprio zero. Però. E per me il critico è il pubblico, e quindi sono quelli che parlano e fanno passaparola. Se c'è il passaparola, vuol dire che la critica ne parla molto bene. Giustamente. I brani ti dico, perché se no ci via la gente. Se tu anticipi troppo, no? Che ci sarà nella mostra su Picasso, una mostra su Goya? Non te lo dici. No. Pittore non te dice che quadro mette nella mostra, no? Però c'è satira. Però c'è un pezzo sui quadri che ho fatto anche in Rai ultimamente. C'è molta satira, e perché io comunque vivo di satira, e senza la satira la gente satira. E poi c'è un attore o qualcuno a cui tu ti ispiri? Ma sicuramente... Scusate ragazzi, stiamo registrando un attimo! Poi guarda come mi danno retta i tecnici, vedi che rispetto che c'è, aumentano pure. Un attore è Gian Maria Volonté, ti spiego perché Gian Maria Volonté ha incarnato per me quello che non andava dritto ai soldi, ma andava dritto al cuore della gente, allo stomaco dello spettatore. Poi i soldi sono venuti per la sua bravura, per il suo impegno socio-politico e la sua bravura di attore. Però chi guarda troppo il denaro, vedo... Vabbè, non voglio fare nomi nel mio ambiente, perché non è... No, perché non è il mio ambiente. Quindi... Questi speculatori dello spettacolo purtroppo hanno più soldi ma meno anima. Noi abbiamo l'anima meno soldi ma siamo più felici. Amo molto come attore anche quello che faceva la parte in nome del Papa Re, con Alberto Soldi, il Marchese del Grillo, come si chiamava quello che faceva il prete? Aiutaci. Che c'è? Beh, lì c'era Paolo Stoppa. No, Paolo Stoppa, grandissimo attore, ma è vivente lui. Perché in Italia attori bravi ce l'abbiamo. Vabbè, comunque andata va a cercare. Non mi viene. Tanto pure i telespettatori stanno, mentre ci ascoltano, stanno così. Tutti a cliccare sul cellulare, quindi possono andare a cercare l'attore di cui parlavo. Bravissimo, bravissimo. E allora invitiamo. È così bravo che non mi ricordo come si chiama. Ecco. E allora invitiamo il pubblico di nostro di Visum TV a venirti a vedere, chiaramente. The Visum, vi aspetto, Andrea Rivera vi aspetta al Teatro Sala 1 a San Giovanni, e mi raccomando portatevi i documenti, perché questa è zona Vaticana. No, scherzo, è vero, qui stiamo in Vaticano, e quindi controllano i documenti. Controllatissimi. No, è vero, non controllano i documenti, però è una zona molto tranquilla, e sai, la gente dopo quello che è successo ha molto paura. No, dei luoghi dove ci si diverte. Da Rivera non ci si diverte, tranquilli, potete venire tranquilli, questo è uno spettacolo dove non ci si diverte, ci si annoia tantissimo, la gente esce proprio sbuffando, e quindi starete proprio tranquilli che non succederà nulla, perché questo spettacolo è di una noia mortale. Venite. Benissimo. Venite. Ciao. La pubblicità. Andrea Rivera, Giancarlo Leone, Visum TV. Ciao Giancarlo.